Allora, signori, le buste, il contenuto delle buste e le offerte sono state tutte controllate. E per fortuna sono tutte rituali, tutte contengono regolarmente uno o più assegni a copertura dell'importo previsto a base d'asta, a titolo di cauzione, scusate, o di acconto prezzo. Devo dirvi che la prima nell'ordine di tempo è quella presentata da Rosati ed è di 2 milioni di euro, la seconda di Cipollone ed è di 2 milioni e 200 mila euro, la terza di Izzo di 2 milioni e la quarta di Paparesta 2 e 2. Prima di partire con l'asta devo precisare che nel bando d'asta c'è un piccolo refuso relativo al rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei lavoratori tuttora in carico alla società di cui stiamo parlando, per cui tutti gli offerenti devono prendere atto che c'è una dieresi in cui si dice dieresi più determinato, in realtà è un rapporto a tempo indeterminato. Quindi se tutti e quattro gli offerenti, adesso diamo atto verbale, danno atto e precisano che intendono partecipare ugualmente a questa asta caricandosi dei lavoratori e dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, diamo inizio con tutti e quattro, partendo ovviamente dal prezzo base più alto offerto, che è quello di 2,2. Allora, il signor Rosati chi è? Le dispiace venire qui davanti? Il signor Cipollone? Il signor Izzo? E il dottor Paparesta? Il signor Cipollone. Allora, intendete partecipare tutti e quattro precisando che il rapporto di lavoro di cui eventualmente vi caricherete è a tempo indeterminato, va bene? Tutti e quattro? Ok, possiamo dare atto, quindi a verbale diamo atto di questo, dopo quando compirà il verbale. Allora, il prezzo più alto, ripeto, è 2,2, avete 3 minuti di tempo tra un'offerta e un'altra, per cortesia, poiché dobbiamo prendere atto anche della seconda e della terza minore offerta per via del meccanismo indicato nel bando, per cui ove il primo aggiudicatario non si dovesse presentare davanti al notaio che è già stato indicato dalla curatela il 23 maggio, subentrerà al primo aggiudicatario il secondo miglior offerente di cui daremo atto a verbale oggi stesso e così via. Se il secondo non dovesse presentarsi, l'aggiudicazione riguarderà il terzo miglior offerente. Quindi si parte da 2,2 e indicate il nominativo di chi offre e l'importo offerto. Offerta in aumento di 200. Prego. Avete 3 minuti di tempo tra un'offerta e un'altra. Se potete alzare la voce così magari sentono anche. Izzo 2 e 4. Cipollone 2 e 6. Izzo 2 e 8. Cipollone 3 milioni. Izzo 3 milioni e 2. Cipollone 3 milioni. Dall'ultima offerta.
Sì, sì, adesso lì. A scanso di equivoci, il tempo lo do io e per cortesia è impossibile sincronizzarci tutti. Un minuto, ne passano due. Ci mancano 2 minuti. Sì. Professore, lo do io il tempo, perché sennò qui non si capisce niente. È passato 1 minuto e mezzo e l'offerta più alta è cipollone 3 e 4. Ultimo minuto. Devi far firmare da tutti il verbale. Che fatto? Offerta più alta è sempre cipollone 3 e 4. Dopo 3 bari, 108, 3 6. Paparesta 3 e 6, silenzio per cortesia. Primo minuto passato, 3-6 Paparesta. Ultimo minuto, Paparesta sempre 3 e 6. Cipollone 3-8. 3-8 cipollone. Arriviamo al prossimo passaggio. Grande successo. Il presidente sia Luca Fo che Savino, poi all'esito della giudicazione, vorrebbero dire una parola. Magari prima di far smobilitarti.
8 passato, 3 e 8, Cipollone. Silenzio per cortesia. Ultimo minuto, 3 e 8 Cipollone, ultimo minuto. Mezzo minuto. Dentro. La parete a 4 milioni. A paresta 4. Per favore, silenzio. Primo minuto andato, sempre Paparesta 4 milioni. Per cortesia, non rovinate tutto sul più bello, silenzio. Ultimo minuto, sempre Paparesta 4. Cipollone 4 milioni e 2. Cipollone 4 e 2. Thank you.
chiaro in modo che da qua posso leggere, ma un minuto andato. Ultimo minuto, cipollone 4-2. Mezzo minuto. Quindici secondi. Paparesta 4-4. Ancora due minuti, Paparesta 4-4. Ultimo minuto, sempre Paparesta 4-4. Silenzio.
Mezzo minuto. Cipollone 4 e 6. Cipollone 4 e 6. Silenzio, silenzio. Altri due minuti. Silenzio, cipollone 4 e 6. Ultimo minuto. Cipollone 4 e 6, silenzio per cortesia. Mezzo minuto. Quindici secondi. Cipollone 4 e 6. Quattro e otto, Paparesta, silenzio. È passato. Per favore, silenzio. Come dice? Ul-
all'ultimo minuto, Paparesta 4 e 8. Mezzo minuto. Quindici secondi. Un attimo solo. Per cortesia, un attimo, non è ancora finito. Silenzio! Un attimo, non è ancora finita, fatemi dire altre due piccole cose. Allora, non è ancora finita, per cortesia. Allora, potete ritornare nelle posizioni in cui eravate, per cortesia? Dov'è quel foglio? No, mi interessa cipollone, paparesta, qualche 8, poi 3, 2, Izzo. Allora, scusate, un attimo solo. I quattro partecipanti alla gara, per cortesia, sono pregati di trattenersi perché dovranno firmare il verbale proprio in virtù di quel meccanismo dell'asta di cui avevamo parlato prima. Ricapitolo solo per dirvi che il miglior offerente risultato e quindi aggiudicatario provvisorio, Paparesta con 4 e 8, il secondo Cipollone con 4 e 6, il terzo Izzo con 3 e 2. Rosati con 2 milioni di euro. Il primo aggiudicatario dovrà presentarsi il 23 maggio dinanzi al notaio Francesco Petrera alle ore 16. In caso di mancata presentazione perderà la cauzione versata e dovrà presentarsi il secondo miglior offerente, che è Cipollone, il 29 maggio ore 16, sempre dinanzi al medesimo notaio. Quindi, per cortesia, siete pregati di trattenervi tutti e quattro per firmare il verbale, che adesso sarà redatto dal segretario, e poi potrete fare tutto ciò che vorrete, va bene? Un attimo ancora, perché un attimo. Ci dovrebbe essere il presidente del tribunale e il presidente della fallimentare, che vorrebbero dire due piccole cose. Io vi ringrazio tutti e in bocca al lupo per il Bari.